benvenuti ad una nuova puntata di The Equita Podcast. La parola a Luigi De Bellis, corresponsabile Research Team di Equita, per il commento mensile sui mercati. Settembre si è chiuso in territorio positivo per i mercati azionari globali, con un rialzo del 2% e un guadagno che tocca ora il 16% dall'inizio dell'anno. Gli investitori restano ottimisti su un atterraggio morbido dell'economia e un'inflazione che si avvicina ai target delle banche centrali. La grande sorpresa del mese è stata la Fed, che ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, il doppio di quanto atteso, e questo segna l'inizio, a nostro avviso, di un ciclo di espansione monetaria più aggressivo. Anche la Cina nel mese ha giocato un ruolo chiave, annunciando un significativo pacchetto di stimoli fiscali e monetari per rilanciare l'economia, soprattutto per il mercato immobiliare. Non si tratta di un vero e proprio bazooka, ma pensiamo che limiterà almeno nel breve il downside su quel mercato. Tra le misure principali, il taglio delle riserve obbligatorie per le banche, il supporto ai mutui esistenti e l'incoraggiamento di investimenti nel mercato azionario. L'impatto? L'indice cinese è balzato di oltre il 20% da metà settembre, portando l'indice ad un multiplo di 10 volte gli utili del 2025. Sul fronte dei mercati occidentali, gli indici americani ed europei hanno reagito positivamente, con il Nasdaq che ha segnato oltre un più 2%, il DAX tedesco un più 3%, anche i rendimenti dei titoli di Stato americani sono scesi di circa 15 punti base, con il decennale americano ora al 3,8%. Gli investitori prevedono oltre 200 basis point ulteriore di taglio tassi da parte della Fed entro il 2025 e per la BCE è sempre più probabile un taglio dei tassi da 25 punti base già ad ottobre, dopo i deboli dati macro registrati nell'ultimo mese nell'Eurozona. Guardando alle materie prime, l'oro ha toccato nuovi massimi, supportato dal calo dei tassi reali e da un dollaro più debole. Anche il rame è stato positivo grazie agli stimoli cinesi, mentre il petrolio ha sofferto, con l'Arabia Saudita che sembra pronta ad aumentare la produzione per recuperare quote di mercato. Nonostante i segnali di rallentamento economico, con una crescita più debole in Europa, soprattutto in Germania, la resilienza economica globale è ancora sostenuta grazie alle politiche fiscali e monetarie espansive. Negli Stati Uniti la crescita del PIL resta solida, attorno ad un più 3% reale annualizzato, mentre in Europa ci si aspetta un'espansione più moderata a meno dell'1% reale. Quindi nel complesso continuiamo a pensare che l'investimento azionario rappresenti ad oggi una miglior protezione rispetto all'obbligazionario, ma con un approccio ancora selettivo. Dopo la forte performance degli indici, continuiamo a preferire i titoli di qualità, ma abbiamo aggiunto qualche titolo ciclico in portafoglio. Restiamo positivi sui finanziari e in particolare sul risparmio gestito, neutrali sul russo e adesso positivi sui petroliferi dopo la debole performance e anche come protezione dai rischi geopolitici. Restiamo molto positivi sulle mid-small cap italiane, dove continuiamo a registrare un crescente sostegno istituzionale e valutazioni molto interessanti. Quindi in conclusione, il panorama resta complesso, ma ci sono crescenti opportunità in diversi settori. Vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata di The Equita Podcast e vi aspettiamo alla prossima!